conosciuta fra le città importanti, eccetera. Io ho fatto un paragone, Milano gioca nel campionato di Serie A delle città, ma come città metropolitana può giocare la Champions, può giocare la categoria nettamente superiore. Perché città metropolitana non è a Milano, le altre città non facciamo il confronto con Reggio Calabria, ma adesso non però è Milano. La città metropolitana non è un riconoscimento perché Milano è laboratorio, è tutta quella bella, quindi una bella medaglietta, no? È una assegnazione di funzioni ad un pezzo di Italia, pezzo di Lombardia, che in Europa è tra le regioni, chiamiamole così, che i territori sono riconosciuti trainanti in Europa. Sì, noi non stiamo parlando di una zona così come le altre, stiamo parlando di Milano insieme a altri 133 comuni, questa è la città metropolitana, 3.367,2 abitanti su 10 milioni che sono in Lombardia, cioè il 30% degli abitanti della città metropolitana di tutta la Lombardia. Uno. Ma la qualità di questa regione, di questo territorio, che è cercando di capire anche un altro tema che mi stava a cuore era, ma questa città che è riconosciuta come la città dell'integrazione, la città dell'accoglienza, la città che ha dato speranza a intere generazioni, io non so quanti governi, ma come la mia famiglia negli anni 30 è venuta a Milano, io vedo che ce ne sono altri qua dentro che sono arrivati a Milano, hanno trovato lavoro, la famiglia, i figli, i nipoti, e oggi ancora arrivano altri, eccetera, eccetera. Quindi non è un problema di essere milanesi, il problema è di una cultura della milanesità che esce anche dalle mura di Milano. E allora, andando a cercare un po' queste origini di questa cultura, di questa milanesità, va indietro, sono arrivato alla fondazione, a chi ha fondato Milano, dagli insubri, poi i romani, eccetera, eccetera. E quindi ho potuto constatare attraverso tanti libri che sono elencati e che sono di mia proprietà, e non sono tutti, della bibliografia di questo libro, ho potuto leggere cercare quali erano gli indici, le qualità, gli aspetti, le cose che facevano di questa Milano, di questo territorio, qualcosa di diverso dagli altri. E ho scoperto tante belle cose. Tenete conto che Milano è nel mondo la città più distrutta in assoluto, cioè a Milano sono arrivati tutti a distruggere qualcosa. Ho scoperto che c'erano anche i cosacchi, con il generale Sucaro, che sono anche i cosacchi a distruggere Milano. Io sono rimasto dietro, perché che cos'è? Il Carlo Marone, non è solamente Barbarossa. Prima di Barbarossa, però Milano ha avuto, Milano, dico Milano, perché poi alla fine, tornando indietro nei secoli, c'era Milano, poi erano dei villaggi, degli agglomerati, di cascine, eccetera, eccetera. Milano aveva la grande qualità che ha mantenuto ancora oggi, da allora, pensate, 2000 anni, che è quella che, nonostante essere dominata, conquistata, rasa al suolo, eccetera, eccetera, ma alla fine riusciva a capire dagli invasori le novità che gli invasori portavano, dai romani, piuttosto che dallo stesso Barbarossa, ma piuttosto che dai più avanti, dagli spagnoli. C'è un libro di un mio carissimo amico che è docente a Modena, che ha scritto un libro sulla Milano spagnola, io la conoscevo poco, non è quella dei Come si sposa. Milano spagnola è una cosa un po' diversa. Così come i francesi che sono arrivati qui dicendo c'è la borghesia, siamo i cittadini. A Milano la borghesia c'era già, ed era la borghesia dei notari, dei ragionieri, allora c'era il signor ragioniere. Cioè, Milano e i suoi figli liberi di Verga e di Cartù, che sono i massimi storici, e questi ne avevo a casa, non erano neanche aperti. Milano sapeva quanti cavalli entravano dal casoretto, sapeva quanta biada, quanta carne, quante uova, eccetera. Quando sono andati via io salgo un po', quando sono andati via gli austriaci, che è un dato molto simpatico, a lungo la via San Gotardo, lì sono delle
come posso dire, degli angoli, delle costruzioni molto, molto buie. Abbiamo trovato 200.000 forme di formaggio di vario tipo. Esatto. A stagionare. Perché? Ma perché venivano dal sud, quindi da tutti i paesi del Lodigiano, quindi andate stranamente, una provincia, eccetera. Allora siamo andati a vedere, che cosa, cos'era questa provincia, questi 133 comuni, ma cos'erano, che cosa era? Allora è venuto fuori dalle letture, io ho spopiazzato, ho letto, non ho fatto storia, ho cercato di tirare fuori nel libro che cosa serviva per illustrare questa Milano accogliente, Milano prosperosa, Milano che lavorava, eccetera. È venuto fuori che, per esempio, tutta questa zona di questi 130, allora erano ancora di più, perché poi c'era la Monza, e Lodi che facevano parte dell'intera provincia, e qui troverete 24 pagine dedicate, con 210 località dedicate appunto a capire i 14 distretti della loro provincia, prima dell'Unità d'Italia, che cosa c'era. Beh, era un vigneto unico, cioè tutta questa zona qui era immersa in un immenso vigneto. E poi ovviamente al sud di Milano, con l'acqua che c'era, c'era l'agricoltura, c'era il foraggio, quindi c'erano le bestie, eccetera, mentre con Milano c'era il banco da seta, le lavorazioni della seta, quindi le tintorie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una ricchezza che è andata avanti, di una volontà di questa milanesità di costruire, di lavorare, cioè, è famosa per i danè, sì, ma insieme ai danè, a Milano, negli anni proprio prima dell'unità d'Italia, e non a caso si dice a Milano il laboratorio politico, sì che è laboratorio politico, perché l'unità d'Italia si è potuta fare perché a Milano, dieci anni dopo le cinque giornate, si è potuto cacciare via gli austriaci insieme al Piemontese, cioè, no, ma a Milano è venuta fuori questa roba qui, a Milano è nato il fascismo, ma a Milano è finita con la resistenza il 25 aprile, cioè c'è una storia che viene da lontano, e non a caso la storia non viene fuori, certe cose non avvengono, non sono venuto con tutto rispetto parlando, non so se qualcuno di Cuneo, a Cuneo o che ne so io, da un'altra parte, o a Firenze, è tutta un'altra storia. Quindi questa città ha avuto come posso dire, la caratteristica innanzitutto fondata su alcuni pilastri. Il primo pilastro è la chiesa. La chiesa è una chiesa sicuramente illuminata, tenete conto che questa è la più grande diocesi del mondo. Tanto. Tenete conto che ha un rito ambrosiano, che ha tentato in 100 volte di tirare l'orea. Tenete conto che questa chiesa ha, io non sono cattolico, però quando studi queste cose non è che devi fare la bandierina, devi leggere, studiare e capire e dare atto, poi in modo, vorrei dire, corretto delle cose. Questa chiesa anche nei rapporti con la nobiltà, perché ora c'è la nobiltà, la chiesa, perché c'erano dei poveri cristi, questa è la realtà, quella che mi si vede al cinema, non mi parte la realtà. Era una chiesa che ha sempre tenuto molto a bada la nobiltà e ha sempre gestito sia il potere temporale, questo ovviamente, ma ha gestito anche la popolazione. Le parrocchie erano l'ufficio anagrafe, dalle parrocchie abbiamo tratto, c'è un libro che io cito della chiesa di Santa Giustina. Un signore si è messo lì, mi pare che chiamasse il Pomozzi, si è messo lì un anno e leggendo 700 anni di storia della chiesa ha messo fuori la statistica dei morti e le ragioni della morte di questi bambini che avevano il 40% morire, eccetera. Ha gestito la povertà la chiesa ambrosiana, sia da Sant'Ambrogio, Asperto, Pozzo Bonelli, San Carlo Borromeo fino a Martini. E quel filone lì è sempre stato. L'ospedale dei poveri, la Cagranda, la Zenafra per i pazzi, il lazaretto per le malattie e cose, i vegioni, c'è un po' riportato dei quadri qui, i quadri che vedete qui sono tutti a Milano, al Museo di Milano, e poi aveva il libro dei poveri, e allora sì, ha governato il territorio e ha governato masse nei secoli, quindi una chiesa illuminata, tanto punto che anche la diocesi complessivamente arriva fino in Svizzera, è una diocesi che è abbastanza uniforme nella conduzione pastorale, la chiesa, la cultura,
Milano, faccio un esempio, negli anni 840-850 a Milano si stampavano 5 volte le edizioni, non i volumi, ma in edizione, perché il conto è l'edizione, quelli con i volumi, di Roma e 3 volte quelle di Torino. Questo vi dice, quindi università, ma non a caso a Milano c'è la borsa. Quindi i rapporti economici di Milano erano già europei. Faccio un altro esempio. Da ogni porta della città di Milano, da ogni porta, parte una via che porta o al mare, o all'estero, o al resto d'Italia. La dorsale italiana, l'autostrada del sole, è la vecchia via Emilia, che parte da Porta Romana. Da Porta Comasina parte una strada che va su al lago di Varese, va su al lago di Como, e quindi va alla Francia, va alla Svizzera. La strada ovest parte della strada che va al mare, dai navili il marmo che veniva dal Lago Maggiore scendeva lungo l'Adda e veniva lungo i navili e veniva a Milano qui al Lazzaretto dove mettevo giù il marmo e poi fare il Duomo. Quindi i navili, a Milano c'è stato Leonardo per 30 anni e Leonardo ha detto una cosa molto importante, ha detto: Milano è una città più degli altri, era un fiorentino, ma dopo morì a Parigi, ha lavorato a Roma, quindi non era ragioniere del Catania. Ha detto: guarda che la città di Milano è quella che più di ogni altra recepisce, ecco l'altra conferma, recepisce il nuovo, la tecnologia, queste cose qui. Salto una serie di altre cose per arrivare a che cosa? Milano ha avuto sempre uno sviluppo molto lento, territoriale molto lento. La città anche fino a qualche secolo fa arrivava a 90.000, poi 170.000 abitanti, faceva fatica poi a restare dentro nelle mura, voi tenete conto che era una città dove il Castello Sforzesco era la periferia, e poi non ci immaginiamo. Dopodiché ha dovuto per forza cercare di allargarsi. Si fa un po' di confusione, ora mettiamo un po' qualche. I corpi santi, i famosi corpi santi, non sono i comuni che sono stati introitati e inglobati a Milano. I Corpi Santi era un comune con una cinta intorno a Milano di circa 4 km, dove c'erano i cimiteri dei poveracci. Cioè. Ma è successa una cosa in quella fascia lì. È successo che non pagando il dazio, perché chi entrava a Milano pagava il dazio, tutto ciò che veniva fatto fuori aveva dei costi inferiori, la prima roba. Secondo, c'era una certa gelosia di chi abitava dentro, c'era Bossa Nera, c'era una situazione che era ingestibile. È stata una scusa, una motivazione per nel 1873, quindi guardate che siamo ormai ieri mattina, insomma. Mentre gli altri 12 comuni, Niguarda, Precotto, questi che c'erano qui, il settimo, Baggio, eccetera, le ha inglobate il fascismo nel 1923. Però sono tutte. Come posso dire? Sono tutte allargamento territoriale di Milano che non ha niente a che vedere con quello di cui parliamo, cioè la città metropolitana. La città metropolitana, poi cioè, se lo approfondirà, anche Bedolago parlerà per parlare del municipio, eccetera. Ma la città metropolitana non è un allargamento territoriale tout court. Città metropolitana è una funzione, un insieme di funzioni che la legge 56 assegna a questa città metropolitana, quella che dicevo prima, per fare delle cose che non sono mai state fatte, ovvero la strategia. Io non ho fatto un volume sulla città metropolitana, sulla legge città metropolitana, perché lo scopo di questo librettino qui era quello di rompere le balle e di andare io in giro, aiutato evidentemente dalla cooperativa, dal partito, eccetera, a dire: ma sapete che io ho girato per una giornata intera dal Bonola a Corso Buenos Aires a Palma Nova chiedendo se conosceva la città metropolitana. Ho trovato uno studente in Corso Buenos Aires, ho detto: sì, il mio professore di qualcosa. E fine, eh? Allora ho detto: ma porca puttana, ecco perché l'ho chiamata città metropolitana. Non ho fatto la storia di Milano. Ho voluto fare una provocazione e stasera sono contento di essere qui al partito. E fare questa provocazione, parliamo di città metropolitana, perché andiamo a votare un sindaco che è metropolitano, perché fra 2 anni andremo a fare votare il sindaco di tutta la città metropolitana, che non è solo Milano, perché Milano
in base a questa legge verrà suddivisa in municipalità, e siccome andiamo a votare fra 6 mesi l'elezione diretta del qualcuno ne parlerà stasera evidentemente, cioè, se, andremo a votare il presidente del nostro consiglio, ex consiglio di zona, che è diretta municipalità. Ci vogliamo chiedere quali sono le funzioni, le risorse, ma che cosa devono fare queste municipalità? O andiamo a votare come le opere? Perché io sono, ma questo qui non l'ho scritto ieri mattina, ci ho messo mesi per andare a riverificare queste cose. Una cosa, una due sulla, e quindi lascio la parola poi a, ma perché quando si parla di strategia, io le ho lette, l'unica cosa che ho fatto qui è stato, mi prendo la pagina 91, mi ricordo, mi pare, alla pagina 91 ho elencato le funzioni della città metropolitana, vediamo se ci indovina. E le funzioni della città metropolitana sono il piano strategico generale, la pianificazione territoriale ambientale, la strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei pubblici servizi, la mobilità e viabilità, e andiamo avanti, sono 7-8. Vi faccio un esempio solo per così ci capiamo qui. Voi, ma a voi sembra normale, io lo cito come esempio perché è così macroscopico, ma a voi sembra normale che Milano abbiano un 2 tram, il 4 e il 5 che arrivano in fondo, quando vedono il cartello Milano con la striscia rossa tu non vedrai. E poi in terra ci sono i binari che vanno a Bresso, e se vuoi andare a Bresso devi pagare un biglietto diverso. Cioè fai 2 fermate. Cioè, questo è un esempio. Poi, non so, tutti i servizi dei treni. Il problema vero è che questa città metropolitana dà fastidio. Questo è, bisogna che ne parliamo di questo. Dà fastidio alla signora Maroni. No. Insomma, è la lotta. E allora, se noi, se la città metropolitana ha difficoltà ad avere risorse per fare certe cose, per esempio se voi avete visto alla televisione una sceneggiata, 2 sindaci della Bassa che erano lì lungo la strada e si vedeva una strada lì, sì, una roba, una strada che potrebbe prendere un po' più grande, la stradina lì, cazzo, c'era un po' di asfalto malorato, e dopo 2 chilometri, ma guarda qui non c'è manutenzione, tracca, appare Giovan Battista Virgolone, che si chiama Maroni, che disse, se la provincia, il comune, la città metropolitana non hanno i soldi, io fondo la Lombardia Strade, ci metto lì 23 milioni e saniamo tutte le strade. Cioè la strategia è quella lì, dove occupare gli spazi. Mi fermo qui perché sono già passato scolato, vi ringrazio dell'attenzione, l'unica cosa che devo dire è questo. I quadri che voi vedete qui sono quadri di un libro di Zeppegno che ho a casa, e sono tutti quadri, come dicevo prima, al Museo del Duomo, sono quadri bellissimi, e questi quadri sono serviti perché Zeppegno cosa ha fatto? È vero che ha fatto la critica al quadro in quanto tale, però ha ambientato i quadri, come vedete i balconi sul Naviglio, ha ambientato i quadri in quell'epoca e in una configurazione direi abbastanza interessante. Quindi mi fermo qui, vi ringrazio. Se volete dei libri, date qualche cosa per la, non a me, ma alla.